Eccoci qua, cari amici di Vino.com, con la seconda Wine Academy. Oggi vi porto nel mondo dei rosati. Andremo a scoprire tre rosati di tre zone differenti, molto vocate. Il primo vi porto in Francia, è un Col de Provence Miraval 2020. Qui cerchiamo su rosati molto tenui, vedete questo colore rosa tenue, molto limpido. Giochiamo sull'eleganza, sulla finezza dei profumi. Abbiamo un vino di buona consistenza, guardate la massa come gira. Proprio un naso tipico, queste note di pesca, questo tocco di mandarino, queste note floreali che ricordano la rosa, la lavanda. Questo è il classico naso del Col de Provence, quindi rosate della costa della Provenza. Al gusto abbiamo tensione ed eleganza, un richiamo all'agrume, un richiamo ai fiori, con questa vena acida molto spiccata che gli permette di dargli grande vivacità, questa personalità inconfondibile, grande riconoscibilità. Adesso invece andiamo in Italia, andiamo nel Salento, un Negramaro rosato di masseria Ficarigna 2020. Ecco, qui invece andiamo a giocare su un colore più marcato, una densità maggiore, quindi abbiamo uno spessore maggiore sia nei profumi che nella densità, tipico di questi rosati di questa zona, ricchi, carichi e di grande espressione. Un colore bellissimo, luminoso, un rosa pastello riflesso su buccia di cipolla, grandissima densità, guardate come gira la massa, bella omogenea e compatta. Al naso proprio richiama il vitigno rosato di questa zona, queste note di pesca, queste note di cacao, queste sfumature selvatiche quasi di eucalipto e sabbia, bello denso, spesso il naso. Al palato denso, compatto, richiamo della frutta polpa gialla, pesca in primis, questo up and down tra freschezza e salinità. Ecco, qui abbiamo anche rosati salini, belli sassosi, questo richiamo anche all'erba selvatica, con questo finale profondo e di grande beva, un negromaro veramente di espressione, con questo naso tipico di pesca e questa parte sassosa e floreale. E adesso vi porto in Abruzzo con Filicaia 2020 Cerasuolo d'Abruzzo. Qui invece proprio giochiamo sul colore rosa marcato, un rosa marcato riflessi rame di grandissima densità. Guardate la massa omogenea e compatta, identifica quindi un vino denso e di grande spessore. Il naso tipico del Cerasuolo d'Abruzzo, queste note di viscera, di ciliegia, queste sfumature di rosa essiccata, con questo richiamo della parte paulica, un po' polverosa. Al palato è una freccia, verticale e teso. Richiamo di quasi note agrumate, richiamo un po' permolosa, la parte powdery con questo finale sapido, ritorno quasi di queste note di oliva verde, un finale lungo e di piacevole beva. Io ho sempre pensato ormai che il rosato non è una moda, è un vino che si può bere tutto l'anno e si abbina molto bene con tante pietanze, a seconda delle sfumature di rosato che vuoi, e veramente in Italia oggi ne abbiamo per tutti i gusti. Ciao ragazzi, allora appuntamento a mercoledì prossimo!